una iena come capo. Mi domando se ho fatto bene a decidere di tenerti in grembo. Mi domando se forse hai deciso di esistere nel momento sbagliato. Non ci saranno asili aziendali ad ospitarti quando nascerai. Non ci saranno suoceri compiacenti a tenerti mentre io lavorerò. Perché lavorerò molto invece di stare con te. Lavorerò anche più degli altri per dimostrare che non sono un impiccio per l'azienda solo perché sono madre. Se mi lasceranno lavorare, nella migliore delle ipotesi, sarò sostituita da Miss Tenerezza. Ci sarà lei seduta alla mia scrivania, mentre io verrò sbattuta in qualche altro ficio a fare avvincenti sudoku al computer. All'inizio pensavo che comunicarle di essere incinta avrebbe voluto dire far festa in ufficio in modo da dare lo studio di champagne per 3 giorni di fila. Quella stessa maledetta mattina in cui ho ricevuto i risultati del test sono entrata nell'ufficio di Lorena felice come la mamma di Gesù e ne sono uscita dopo 5 minuti manco fosse la mamma dell'anticristo. Nel darle la notizia mi sono trasformata nella stronza egoista, assurdamente ingrata, che disonora il titolo di Wonder Woman. Ben gonfiarsi di latte tipo mucca granarò. Amica mi voleva, morbosa ed esclusiva, e tu sei stato un tuono che un pericolo appariva. Così da 5 mesi subisco vessazioni sempre delle iene. Le sotto le intenzioni aspetta con pazienza e cedo le pressioni. Che per sperimento io dia le dimissioni. Roberta, stai attenta, non ti devi stressare per scarso rendimento, ti posso licenziare. Si chiama giusta causa, così è, se mi pare.